Sei una matta. Scusa, è facile. Vabbè, qua dobbiamo... Chandra Shekhar Azad Rama, attivista dei diritti dei Dalit e contestatore del sistema discriminatorio delle caste, è stato rilasciato il 14 settembre 2018. Era stato arrestato nel novembre 2017 nello stato del Uttar Pradesh e da allora detenuto senza accusa nel processo sulla base dell'atto della natura di legge nazionale. Non ce l'abbiamo un microfono che ci porti qua, perché è un jack piccolo questo. Questo ha un jack piccolo, vedi qua? Per il microfono. Ti serve il microfono? Però con un jack piccolo. No, questi sono tutti jack grossi, no? Perché altrimenti lo dobbiamo comprare. Della telecamera non c'ha l'attacco, quello l'arrotondo è quello gelato, è quello che va tramite infrarosso, perché a me mi serve il suono integrato, non possiamo fare il suono dopo accoplato che viene unito. Allora là dovresti comprare quello là che c'hanno. Allora devo mettere questo qua con un cavo che venga dietro e che venga solo il microfono. Lo utilizzano al giornale che c'è il microfono agganciato qua, esatto. Con l'apparecchio qua di chiedere. Tu potresti domandarli questi giorni a Costantino. E di altre minoranze negli stati. Potresti farmi quello, potresti domandarle a lui quello che, quelle le cose che noi ci serve, tutto quanto, perché con questo dobbiamo uscire, Marco, dobbiamo fare ogni settimana una registrazione di 5-10 minuti di questo. E adesso ormai sarà l'inizio, questo prima sarà registrato, dopodiché a gennaio viene la web radio e dopo contemporaneamente aspettiamo di fare anche la web tv, e motivo per il quale dobbiamo cominciare a vedere e dopo e io sto un po' di addosso a Dante, anche a Dorati, fine presa, qualsiasi cosa non vedi messo prima Dante, cioè. Non ho capito niente di quello che hai detto. Ma niente, parlo da sola. Ok, dai, Claudia, dai, comincia. Perché io leggo adesso, basta. Sì, sì, leggi e ogni tanto guarda la... Sì. Vai. Prigionieri di coscienza, India. Chandra Shekhar. Aspetta, 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 molto più alta. Ma che c'hai una caramella in bocca? Finita. Tanto tossisco, se no, quindi. Prigionieri di coscienza, va bene così? India. Chandra Shekhar Azad Ravan, attivista per i diritti dei Dalit e contestatore del sistema discriminatorio delle caste, è stato rilasciato il 14 settembre 2018. Era stato arrestato nel novembre 2017 nello stato dell'Uttar Pradesh. E da allora detenuto senza accusa né processo, sulla base dell'atto sulla sicurezza nazionale. Oltre 160.000 indiani avevano sottoscritto la petizione di Amnesty International per chiedere il suo rilascio. Ok. Diritti sessuali e riproduttivi. India. Il 27 settembre la Corte Suprema ha giudicato incostituzionale il reato di adulterio, cancellando così l'articolo 497 del codice penale, un vero e proprio lascito dell'età coloniale risalente a 158 anni fa. La norma abrogata prevedeva che un uomo che avesse avuto relazione sessuale con la moglie di un altro uomo senza il consenso o la connivenza di quest'ultimo si sarebbe reso responsabile del reato penale di adulterio. Non faceva menzione dell'ipotesi contraria, ossia che a commettere adulterio fosse un marito. Giustizia internazionale. Myanmar. Il 27 settembre 2018 il Consiglio ONU dei diritti umani ha approvato con 35 voti a favore, 3 contrari e 7 astensioni una risoluzione che chiede la creazione di un meccanismo per raccogliere e conservare le prove delle atrocità commesse in Myanmar nei confronti dei Rohingya, nello stato di Rakhine e di altre minoranze negli stati di Kachin e Shan. In questo modo il principale organismo delle Nazioni Unite sui diritti umani ha accolto, ce la faccio più, una delle principali richieste di Amnesty International per cercare di ottenere giustizia per i gravi crimini di diritto internazionale commessi nel
di stato asiatico. Vabbè,